Benvenuti, benvenuti a tutti alla prima conferenza internazionale promossa e organizzata da Cyber Security Italia. Questo shock di questa guerra, di questa tensione internazionale, di queste immagini che non avremmo voluto vedere nuovamente, è stato uno stimolo enorme per capire quanto la cybersicurezza oggi sia importante. Everybody needs to do more is to invest into cybersecurity. We still see a lack of investments, and this is one of the things. More human power, more human excellence skills is needed in cybersecurity. È necessario che vi sia un salto in avanti della legislazione italiana e internazionale che permetta di reagire e non di limitarsi a una difesa che più delle volte viceversa rischia di essere soccombente rispetto alla minaccia. Dobbiamo fare della sicurezza nazionale l'ottica con cui presiedere anche i nostri settori economici, energetici, produttivi, tanto più quelli che sono oggi all'avanguardia anche per quanto riguarda il sistema difesa, come il digitale, la cyber, quindi lo spazio. Qual è la differenza appunto che c'è tra la cyber defense e la cyber security e nella dualità che per noi militare è la cyber defense, perché da un lato è uno dei domini che difendiamo nel mondo cinetico, quindi nelle operazioni che si dicono ora multidominio, cioè le operazioni che vengono svolte per terra, per mare, per aria, ma anche nel terreno virtuale del cyberspace, e dall'altra parte queste operazioni che servono invece a dare sicurezza ai confini virtuali della nostra nazione. Sappiamo che attacchi informatici spesso e volentieri vengono veicolati attraverso momenti ascrivibili al cybercrime che all'attacco vero e proprio.
per noi cogliere in tempo quelli che sono sintomi, alert precoci di attività ostili sul nostro territorio, significa in qualche modo riuscire poi a far sì che tutto il sistema innalzi i propri livelli di sicurezza. La nostra presenza oggi qui è proprio per testimoniare quanto ci sia un'attenzione peculiare, anche e soprattutto su questo lato, a quelle che sono le nuove tecnologie, le nuove metodologie investigative, questo nuovo mondo sul quale vogliamo continuare a dire la nostra. La Guardia di Finanza ha istituito questo nucleo proprio perché è importante tutelare i cittadini e tutelare i dati dei cittadini. Noi sappiamo che in questo particolare momento i dati dei cittadini sono messi in particolare rischio perché gli attacchi cyber si stanno moltiplicando. Alla prossima edizione. Ale!